Questa è una piazza che vuole fare soltanto una cosa, che è sacrosanta, e cioè rivendicare il nostro diritto ad essere il Movimento 5 Stelle. Il nostro diritto ad essere quella forza politica che è entrata dentro le istituzioni e ha portato avanti battaglie che i cittadini volevano portare avanti da decenni e che tutti ignoravano. E quando quelle battaglie ci hanno portato poi dentro le istituzioni a raggiungere i nostri obiettivi, ora siamo qui perché rivendichiamo il nostro diritto a difendere quelle battaglie e quei risultati e il valore dell'onestà che ci ha portato dentro le istituzioni, che ci ha spinto a crederci quotidianamente. E la piazza di oggi va oltre la singola battaglia dei vitalizi, che è fondamentale, è un simbolo di qualcosa di più importante, e cioè che per noi del Movimento 5 Stelle l'unico privilegio che devono avere le persone che entrano dentro le istituzioni è quello di essere portavoce dei cittadini e basta, è l'unico privilegio che vogliamo. Il movimento è cresciuto, che sta portando avanti un confronto, un dialogo con le altre forze politiche che sono al governo, non cedendo mai alle provocazioni, perché cedendo alle provocazioni si fa solo il gioco dei provocatori. Noi andiamo avanti con i nostri valori.